Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovissimo video. In realtà è il mio primo video, quindi ciao a tutti, benvenuti in questo primo video. Non so come cominciare, ma chiamo Federico, piacere. Ciao a tutti. Questo non è il mio primo video su YouTube perché è un altro canale, ma dove faccio principalmente vlog, vlogging, vlog. Sì. Ed è in inglese, quindi non credo nessuno di voi sia interessato. Lascio comunque sempre il link giù in descrizione in caso volesse il video. Sono entrato in un server. In questo canale tratterò principalmente di Roblox e più nello specifico di AdoptMe. Giocherò anche ad altri giochi, adoro Murder Mystery, Tower of Hell. Gioco a tanti giochi su Roblox, davvero tanti, tanti, tanti. Ultimamente sono fissato con un gioco che si chiama Cheese, dove devi scappare da un topo gigante dentro un labirinto di formaggio. Gioco ad AdoptMe da 2 anni circa, da quando è uscito Lucy Egg, ma ho cominciato a giocare seriamente ad AdoptMe questo Halloween, quindi con l'evento di Halloween in Ghost Recon, tutto quanto. Nel corso di questi 2 anni ho collezionato qualche pet, non sono ricco, non ho tanti pet, ho una Fenice Neon, un Koala, ma ve lo faccio vedere dopo. Non so quante volte riuscirò a pubblicare durante la settimana, vorrei pubblicare una volta al giorno, ma non ho idea di quanto tempo realmente mi ci voglia per editare un video gaming, perché non l'ho mai fatto, l'ho fatto solo una volta perché... non credo di averlo già detto, ma edito video anche per altri YouTuber. Non lo so, non vi prometto niente. Detto questo, cominciamo a giocare perché penso di aver parlato anche per troppo tempo. Ho già entrato nel gioco oggi, quindi ho già preso la ricompensa, ma giuro che la prossima volta lo prendo qui con voi. Poi, non so cosa fare. Soldi, bene, bene, già soldi appena entrati. Non so bene cosa andrò a fare in questo video perché è il primo video. Vi mostrerò un po' la mia casa che attualmente è un po' un disastro. Il piano di sotto è praticamente finito, a parte questa stanza che in realtà non ho idea di cosa farci qui dentro perché come potete vedere il soffitto è tipo enorme, altissimo e ho finito praticamente tutto il piano di sotto. Il piano di sopra è un casino, ve lo mostro, c'è qui messo un pianoforte a caso, qua manca il muro, insomma un pasticcio, c'è questo letto, 2 docce, un disastro. Magari andrò poi a finirla con voi in un video. Io adoro costruire case su AdoptMe e tra l'altro hanno fatto anche il nuovo aggiornamento, quello per quanto riguarda appunto per costruire le case, secondo me è molto molto utile, perché prima per costruire la casa era un casino, dovevi mettere i brick uno sopra l'altro, è un disastro. Per costruire tutta questa casa infatti ci ho messo una cosa come 6 ore, penso, troppo tempo, e penso invece che con l'aggiornamento nuovo sia tutto molto più semplice, perché puoi spostare gli oggetti su, giù, destra, sinistra e niente. Allora, dove andiamo? Andiamo sotto perché qui è orribile. Ah, tra l'altro, questo qua è il mio avatar di Roblox. Non ho in realtà le braccia in questo modo. È un bug che avevano detto che lo aggiustavano circa un mese fa e non l'hanno mai aggiustato. Quindi vi faccio vedere un po' i miei pet. Potete vedere, ho un po' di pet. Non sono ricchissimo, cioè. Ho un po' di pet. Ho un Ossie Egg, un Axolotl, un Cerberus, un Dancing Dragon, un Dodo. Ho 2 Fury, uno lo devo scambiare, ma non riesco a scambiarlo in nessun modo. Uno no potion, sto cercando di scambiare quello no potion, ma non riesco a scambiarlo. Un pinguino, un gol. 2 Ghost Dragon, sto cercando di scambiare anche questo. Ah, Ghost Dragon che ho doppio. Poi cos'ho? Ho un Ice Golem, un canguro, una King Bee, un Lavander, una Kitsune, un Golem. Insomma, ne ho un po'. Ho anche questa Fenice Neon Flyrite che vorrei scambiare, ma anche questa non riesco. Ho cercato in più server. Ma non riesco a scambiarla, almeno fanno offerte penose, quindi non ho accettato nessuno di quelle. Ho uno Shark, uno Scalerex. Sto cercando di scambiare anche il Dalmata perché non mi piace. 2 rane, eccetera. Insomma, Koala Neon. Lamb, poi lama, tiger che volevo fare neon perché mi piacciono un sacco perché sono rosa e infatti vorrei fare questo qua neon, ma non lo so, ci proverò. Poi già sto cercando di fare questa mucca qui che è quasi full grown. Ma non c'è la musica. Ok, ho notato solo ora che non c'è la musica perché è comparsa sta roba. Levati, levati. Dai, ti prego. Cioè, spuntata sta roba a caso. Non so cosa sia successo. Comunque, vabbè, la mucca sonno, quindi la metto a dormire. Come vedete, la mia mucca è quasi full grown. Quasi. Ne ho già una full grown. Questa qua è la seconda full grown. E la voglio fare neon. Sto cercando con i pet che ho doppi di scambiarli e ottenere quindi un'altra. Altre 2 mucche full grown. Almeno 2 mucche. Poi spero siano anche full grown perché far crescere i pet è assurdo. Non fate caso al muro qua, devo aggiustarlo. Proviamo ad aggiustarlo con il nuovo aggiornamento che hanno fatto. Ma perché continua a fare? Vabbè, il mio MacBook fa questa cosa, non gli do perché. Proviamo a editarlo. Allora, vediamo un po'. Ah, no, vabbè. Prima qua devo mettere ogni volta una specie di parete finta che si chiama bar. Sì, dovevi mettere questa cosa qua, questa barriera. Ogni volta la dovevi tipo spostare, mettere in mezzo. Un casino. Adesso invece è tutto più semplice. Ho aggiustato la parete. Come vedete è stata una cavolata. Prima ci avevo messo tipo mezz'ora a costruire solo questa parete. Quindi aggiornamento molto molto utile. Stop.
Ogni volta? Sì, devi andare anche a scuola a fare la doccia, poi la porto a scuola. E quando andiamo in centro provo a vedere. Non è questo qua non è assolutamente un server ricco, quindi non credo di scambiare niente. Quindi magari dopo entro in un server ricco e provo a scambiare qualche pet. Andiamo al centro. No, come vedete non... cioè non c'è nessuno, quindi non credo proprio che sia un server ricco. Oh, oh, ma che c'è tutta sta gente qua? Vabbè, non è un server ricco, però... oh sì. Aspettate, forse mi sono sbagliato, ma che ci fanno tutti qua? C'è già una Fenice Neon, quindi non posso, non riesco a scambiarla. C'è anche una Fenice Mega? No. C'è una Mega Butterfly. Puffin Mega. Provo a scambiare un koala, però un koala. Vediamo se qualcuno è interessato a un koala. No potion. Trading. Koala. No potion. C'è uno zombie bufalo. C'è uno zombie bufalo. Voglio uno zombie bufalo da un sacco di tempo. So che a molti non piace lo zombie bufalo, ma a me piace un sacco. Non ho idea di cosa darle per lo zombie bufalo. Proviamo. Omega. Niente, ci rinuncio. Non so quanto valga in realtà uno zombie bufalo Omega, ma non credo di aver nulla che voglia scambiare almeno. Proviamo ancora. Non credo ci sia nessuno interessato al mio koala, ma proviamoci lo stesso. Credo che nessuno sia interessato al mio povero koala. Addirittura uno Shadow Dragon. Alla faccia che avevo detto che non era un server ricco questo qua. Ma vabbè, comunque. Insomma, niente di interessante in realtà. E vediamo, proviamo a vedere che offerte fanno per il koala neon. Boh. Quindi scriviamo trading neon flyride. Ok, trading koala neon flyride. Vediamo. Lasciamo perdere, credo non ci sia nessuno interessato a praticamente a nulla di quello che ho. E tra l'altro non mi piace neanche, cioè non mi piacciono neanche così tanti pet, quindi... provo ad entrare in un altro server. Allora, dovrei essere riuscito ad entrare in un server ricco. Provo ad andare al centro a vedere se c'è qualcuno. C'è però una mucca che mi interessa, quindi proviamo a vedere se... allora, ti do un frost e una rana. Ma non per un panino, per la tua mucca. Mi sembra uno scambio equo. Un frost fury e una rana per una golden tiger. Carino. Un kirin neon. Un topo? No, no, no. Un griffin? No. Anche se il griffin e il topo io non li ho. Posso provare a scambiare un ghost dragon perché ne ho due. Quindi provo a scambiare il frost dragon. Trading frost. No, frost. Cosa ho detto frost? Ghost, volevo dire ghost dragon. Mi cage 8 mi ha inviato una richiesta. Un Robodog Rai. Non ho il Robodog e credo che non si possa più shoppare. Siamo uno di quei pet che abbiano tolto. Era il Robodog e il cavallo e il griffin. Ma no, no. Trading Ghost Dragon. Oh, c'è già un altro Ghost Dragon. Ci sono tre Shadow Dragon. Proviamo a vedere se c'è qualcuno interessato al mio Dalmata. Non credo perché nessuno vuole il Dalmata. Vediamo cosa mi offre Kitty. Provo a controllare sul sito se ne vale la pena. Secondo me no, perché è un po' bassa. È un po' dalmata. Ci faccio small lose, perché di dalmata ne ho solo uno. Niente, tanto ho declinato il trade, quindi credo di finire quel video perché sto morendo di fame. Ancora non ho mangiato e sono le 2 di pomeriggio. Se vi è piaciuto questo video lasciate un bel mi piace qua sotto. Non vi dimenticate di iscrivervi al canale e cliccare sulla campanella per attivare le notifiche ogni volta che posto un nuovo video. Io vi ringrazio per aver visto il video se siete arrivati fino a qui e ci vediamo in un prossimo video.